Sono stata trasfusa nel luglio del 1987. Alla fine di settembre, una mattina, mi sono svegliata color giallo cedro. Diagnosi: epatite non A, non B, evento post-trasfusionale. Una delle sacche era infetta, sì. Noi abbiamo contratto tutte e tre le epatite, sicuramente la B e la C l'ho contratta dai farmaci, così come anche i miei fratelli. Tiziano era più grande, aveva un anno più di me. L'ultimo ricovero che lui ha dovuto affrontare è però il più penoso, perché lì poi si è spento con la setticemia. È venuto un dottore e mi ha dato una pacca sulla spalla e un sorrisino molto ironico, ha detto: ci siamo, l'abbiamo preso. Se ti venissero a dire: guarda che tuo marito ha l'HIV, cosa faresti? Se non avessi avuto una compagna così, forse non avrei superato. Attraverso la somministrazione di questi farmaci ho contratto epatite B e epatite C, sono risultato positivo anche all'HIV. Sulla comunità emofilica è stata fatta proprio una vera e propria strage, 80% di persone infettate, un migliaio di morti. Viviamo in un paese che ci ha procurato quel danno, perché il Ministero doveva vigilare sul controllo di questi farmaci. Noi siamo stati infettati per tanto denaro nell'interesse di pochissimi. Ci sono persone che possono dire di essere guarite grazie al viaggio in India. Un prezzo che è di 25.000 rupie, circa 330 euro. E ho cercato di acquistare il farmaco in Italia, 100.000 euro, 110.000 euro, o al Vaticano o a San Marino, e francamente. Si chiedono le riprese televisive per fare di questo procedimento un procedimento fenomeno. Si hanno pagato, non hanno pagato, ma i beneficiari non hanno ricevuto un bel niente. Il sangue veniva dato come l'acqua minerale. Mi hai infettato, mi hai ucciso, adesso mi oppone anche la prescrizione.